o meglio, a una famiglia che trovava già vantaggi la prima, quindi una permanenza media di un giorno e mezzo di chi viene a pernottare a Monza Bianca. Da qui nasceva l'esigenza di creare uno strumento che non fosse didascalico, cioè la classica guida del touring che ti spiega molto bene tutta la storia dei monumenti, oppure io ho avuto questa delega da giugno del 2009 e all'inizio qualcuno ci accoglieva ai tavoli con un mezzo sorrisino, diceva turismo in Brianza, perché c'è il turismo a Monza e Brianza. Effettivamente una terra vocata sempre al lavoro, in bottega, nelle fabbriche, non abituata certo a pensare anche alle opportunità turistiche di un territorio che va anche detto non è più quello che decantava Stendhal, molto positivi, contrariamente al mercato turistico generale, fuori italiano, della città d'arte che ha segnato un meno 19 su tutta Italia. Noi nel 2012 abbiamo avuto una tendenza, un più 36 per quanto riguarda gli arrivi stranieri. Anche dal punto di vista, diciamo, del formato, si è voluto scegliere un formato pratico con un elastico, quindi se uno se la porta in giro vuole lasciare dentro degli appunti, dei biglietti, dei ricordi, se li può facilmente tenere. C'è uno spazio in mezzo dedicato alle note, qualche pagina bianca, un adesivo in cui c'è scritto leggila e riportala dove le trovi. È proprio un semplice adesivo appiccicato sulla copertina. Cioè l'idea, tu arrivi all'albergo, trovi la guida, la leggi, la sfogli, la usi, vai in giro, magari si scrivi anche una nota, le tue esperienze, le tue avventure, le tue impressioni, le tue disavventure, e poi prima di andare la lasci di nuovo nel comodino o nella hall dell'albergo dove l'hai trovato, così che il visitatore successivo non solo avrà la guida ma avrà anche la guida con le tue impressioni. L'idea nasce un po' per creare l'idea è proprio della provincia, per creare uno strumento che sia particolare, che e nella sua particolarità possa attirare e attrarre l'attenzione, quindi avere uno strumento che faccia anche un po' parlare di sé. Abbiamo cercato di scrivere di tutto un po' in due maniere diverse. Quella che vedete scorrere nella colonna a sinistra è la storia. La storia attraversa tutte le pagine, è proprio un racconto molto semplice di queste giornate della famiglia Brambilla che va a spasso per la provincia di Monza. Tutto ciò che gira intorno sono i focus, e i focus sono quello che vedete scritto con caratteri diversi proprio perché vuole essere la narrazione di una serie di appuntamenti, di visite, di gite, quindi è proprio un quadernetto che la famiglia Brambilla di volta in volta compila mettendo degli appunti, delle note, che ovviamente poi sono le note di interesse turistico. Quindi anche l'impaginazione è volutamente molto semplice e mira a rappresentare un quaderno di viaggio fondamentalmente.